Ok, allora praticamente noi siamo partiti da un discorso dove c'erano 52 telecamere a quattro occhi che praticamente però non fornivano più i feedback di cui avevamo bisogno, in quanto cioè, erano un po' obsolete e non avevano avuto una necessaria manutenzione nel corso degli anni. Questo ci ha portato a fare un grosso sacrificio, anche grazie all'amministrazione che è sempre vigile su questo punto della sicurezza e anche all'intervento della prefettura che ci aveva richiesto qualcosa per cercare di dare maggiore sicurezza e legalità alla città. Siccome avevamo un contratto di manutenzione con la ditta Seti, praticamente con loro abbiamo studiato questa nuova soluzione che sono 16 telecamere Speedom che sono a 360 gradi e permettono, diciamo, di ruotare e di zoomare con una definizione molto elevata e ci dà la possibilità di leggere le targhe e anche di poter vedere talvolta anche i volti e le persone come sono vestite. Come accade per esempio su questo monitor qui? Questo monitor che vedete qua, dove praticamente se noi zoomiamo in tempo reale riusciamo a vedere, diciamo, molto di più di quello In che maniera più è in dettagliata. maniera più dettagliata. Questo ci consente di essere perentori e di dare anche supporto a quelli che sono gli operatori strada che magari molto spesso necessitano di aiuto in quanto siamo ormai atavicamente sotto organico, come voi ben sapete. Quindi una città capoluogo di provincia come Benevento aveva bisogno, diciamo, di questo intervento per cercare di dare un supporto superiore a quello che è già il lavoro immane che i nostri colleghi fanno in strada. Ecco, quante aree della città? Perché io leggo le strade, ma per dare contezza ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo. Il punto, diciamo, su cui mi voglio soffermare è che sulla base dei 52 punti preesistenti che sono stati migliorati, perché poi dobbiamo parlare che non è stato solo un intervento di sostituzione delle telecamere, ma è stato un intervento anche di potenziamento della linea, di spostamento a Palazzo Quadro Quinto dell'armadietto, diciamo, dove c'erano tutti i rack proprio per evitare che andasse in blocco, perché come faceva un po' di maltempo, qua andava tutto in blocco e quindi le telecamere non funzionavano. Quindi è un lavoro che è partito da lontano cercando prima di potenziare, diciamo, quello che già c'era e poi di ammodernarlo attraverso la sostituzione di quelli in punti con telecamere Speedom. Oltre a questo intervento di ammodernamento e sostituzione di quello che già era preesistente, siamo riusciti anche ad individuare 9 punti nuovi che sono l'incrocio del McDonald's, che ultimamente sta diventando una spina nel fianco della città di Benevento, che ci permette così anche di monitorare in tempo reale quella che è la situazione traffico in quella zona. Diciamo dove stanno le scuole Torre Marmorale, dove sta la scuola Pascoli, Viale Mellusi che non era coperto dalle telecamere, sono punti che abbiamo, diciamo, inteso, diciamo, mettere nuovi proprio per cercare di dare una più capillare copertura della città. Un altro punto, per Quasi dei esempio, punti nevralgici, diciamo, per il sì, un altro traffico. punto nevralgico era sull'ospedale, dove sta praticamente, diciamo, tutto il vialone di Via del Cogliano, che praticamente verrà monitorato perché lì c'è anche il problema dei parcheggiatori abusivi e quindi attraverso questa nuova telecamera di nuova generazione potremmo anche riuscire talvolta a individuare proprio il reato. Infatti non a caso qualche giorno fa siamo riusciti a prendere una persona che aveva danneggiato una vettura grazie all'ausilio di queste nuove telecamere e ci ha permesso di deferirla alla autorità giudiziaria.